Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. A cura di Nicky Stesi. Realizzazione di Roberto Borghi. In studio Giuseppe Pontigia. Buonasera. Cominceremo un'analisi dell'impiego espressivo di aggettivi e avverbi. E lo continueremo per questa settimana, ma contemporaneamente tratteremo, come abbiamo già fatto anche nelle altre conversazioni, alcuni argomenti che svilupperemo nell'ultima, cioè il problema dell'inizio, dell'incipit, del punto di vista, del dialogo. Aggettivi e avverbi sono un tema, direi, importante, affascinante per chi scrive. Hanno un'importanza centrale sia in positivo che in negativo, sia nel loro impiego sia nella loro omissione. Comincerei dall'etimologia di aggettivo, che viene da adiungere, cioè aggiungere, e mi fa venire in mente questa etimologia, cioè una parola che si aggiunge a un'altra per qualificarla o determinarla. Questa etimologia mi fa venire in mente la frase di un banchiere che diceva: se non guadagno, perdo. Cioè non ci sono operazioni finanziarie che siano irrilevanti, che siano prive di conseguenze positive o negative. E allo stesso modo che non ci sono parole che si possono introdurre oppure omettere impunemente. E dunque io trovo vera anche nell'ambito espressivo questa frase, cioè se non guadagno perdo. Mi si potrebbe accusare di introdurre, come dire, termini economici nell'area dell'espressività, ma trovo che sia giusto anche, perché scrivere è anche un problema di rapporto tra mezzi e fini, c'è un problema di economicità dello stile, cioè di proporzione tra gli strumenti che si adoperano e gli scopi che si perseguono. Quindi all'interno di questa situazione si può capire Renard che diceva: cielo è meglio di cielo azzurro. Era per la soppressione di aggettivi in espressioni che erano diventate luoghi comuni, quelle che si chiamano cliché. Ma naturalmente si può scegliere invece la direzione opposta, quella di una aggettivazione lussureggiante, ecco. Però all'interno di questa aggettivazione ricca non possiamo ignorare il criterio dell'economicità dello stile, e quindi anche all'interno di un registro barocco fastoso, se si usano in modo efficace 5 aggettivi, vuol dire, come abbiamo già visto in una conversazione precedente, che 4 sono pochi e 6 sono ridondanti. Quindi avere sempre presente il criterio dell'efficacia, della tenuta, della verifica alla rilettura e il metro di giudizio degli scopi che stiamo perseguendo. Questi scopi ci possono anche essere poco chiari. Scrivere vuol dire anche avventurarsi appunto in un terreno spesso malfido, ingannevole, pieno di trabocchetti, di delusioni, però anche di sorprese felici. È un problema anche di coraggio di inoltrarsi, di avanzare, di constatare se il percorso si muove in una direzione che costituisce un'acquisizione, un ampliamento d'orizzonte. Come possiamo verificare se quell'aggettivo che abbiamo usato aggiunge qualcosa di necessario, cioè se l'aggettivo è necessario, risponde a una necessità espressiva, se è indispensabile? Ma possiamo verificarlo immaginando di ometterlo, vedere quello che succede nel linguaggio se lo sopprimiamo. Facciamo un esempio, un attacco di un racconto di Bierce. Bierce è un narratore nero americano fino all'800, uno humor nero, cupo, tragico.
con venature di una comicità sinistra. Anche l'uomo era sinistro, era un personaggio anche oscura, scomparso in circostanze misteriose, una guerra tra Stati Uniti e Messico fino all'800. Un suo racconto comincia così. Una mattina di buon'ora del giugno 1872 uccisi mio padre. Un atto che a quel tempo mi fece una profonda impressione. Qui, a parte l'inizio straordinario in cui viene data la coordinata del tempo, con un avvio quasi fiabesco, euforico, pieno arioso, una mattina di buon'ora del giugno 1872 uccisi mio padre, l'evento, e poi dice un atto che a quel tempo mi fece una profonda impressione, che è un effetto tipico dello humor nero, comico e inquietante al tempo stesso. Proviamo a immaginare di sopprimere profonda impressione. Uccisi mio padre, un atto che a quel tempo mi fece impressione. Mi fece impressione, direi che non va bene. Perché? Perché è una provocazione. Naturalmente un parricidio suscita impressione in chi lo commette. Un atto che a quel tempo mi fece impressione è una frase, è una sorta di bravata, di spavalderia. Non è vera. Profonda impressione invece è un aggettivo necessario e non è un aggettivo che come dire aggiunga qualcosa di marginale, no, aggiunge qualcosa di importante. Anzitutto dire che a quel tempo l'atto aveva suscitato in chi l'aveva commesso una profonda impressione non esclude che questa impressione si sia mantenuta nel tempo, cioè stabilisce una differenza tra l'oggi e lo ieri. C'è una reticenza, un'ambiguità che ha un carattere sapiente, per non dire sapienziale. Cioè, Beers non ci dice quello che prova il narratore al momento. Precisa che a quel tempo, nel giugno 1862, l'aveva ucciso suo padre, gli aveva suscitato una profonda impressione. A quel tempo era stata profonda. Questa profondità dell'impressione evidentemente è una caratteristica che non si verifica oggi. Anche qui l'uso di un avverbio, di un complemento di tempo, a quel tempo è necessario. Beers, dicevo, non si pronuncia, lo lascia indeterminato. Ma è realistico dire che a quel tempo gli aveva fatto impressione e oggi gliene fa un'impressione diversa? Io direi che è profondamente realistico. Solo è del realismo dei geni del linguaggio, della scrittura. C'è un realismo che sconcerta. Mi fa venire in mente Foster, che diceva che i personaggi devono sconcertare in modo convincente. Ecco, una frase così sconcerta, disorienta e al tempo stesso constatiamo che è vera. Cioè il realismo dei grandi scrittori è un realismo visionario che va molto al di là del visionario, perché si traduce in immagini, ma che va molto, molto al di là del realismo comune, di ciò che si pensa comunemente intorno alla realtà o all'esperienza. Noi pensiamo per esempio che chi ha commesso un parricidio debba essere oppresso da un senso di colpa perenne, ma questo, se noi facciamo una riflessione, è lontano da quello che noi sappiamo circa le nostre reazioni e quelle degli altri. Noi sentiamo spesso sensi di colpa cosmici, ci sentiamo responsabili di atti che non abbiamo commesso, siamo oppressi da questa sensazione di avere mancato, di mancare, ma non ha un oggetto preciso. Quando siamo accusati di colpe precise sappiamo in genere difenderci egregiamente, con un accanimento forse degno di miglior causa. Quindi la colpa cosmica la assumiamo, la colpa particolare tendiamo invece a eluderla. Quindi un parricida che ha commesso questo atto, evidentemente in prigione avrà avuto modo di trovare delle attenuanti, delle giustificazioni, se non altro per un'idea di giustizia distributiva, perché poi il tempo sfoca. E bisogna sopravvivere, e quindi è del tutto normale che la reazione sia diversa nel tempo. Per capire questo, non so, basterebbe pensare a certe reazioni che si osservano, non so, in occasioni funebri, quando muore qualcuno.
Non so se avete notato anche voi, magari vi capita di se vi è capitato di osservare che ci sono persone che sulle scale, mentre si recano nella, per usare un verbo con connotazioni letterarie, mentre salgono magari nell'appartamento dove del defunto, così parlano, ridono, chiacchierano, quando entrano invece nell'appartamento assumono un'espressione costernata, improvvisamente cambiano atteggiamento, diventano se possibile terrei, i parenti del morto gli si fanno incontro, li abbracciano, spesse volte li confortano, alcuni di questi parenti sorridono e loro si lasciano così abbracciare come sconvolti, simulando un dolore quasi insostenibile. È molto istruttivo osservare la diversità delle reazioni. I parenti del morto confortano questi turisti del lutto per il loro dolore. E perché c'è questa differenza? Beh, perché i parenti del morto in genere provano un dolore vero e quindi cercano di difendersene. E quindi anche sorridono, sanno che non è il momento del dolore, si vive in solitudine, magari in altre circostanze, in ogni caso reagiscono. Gli altri, che non provano niente di tutto questo, invece immaginano che un amico solidale o un parente solidale debba acquistare quest'aria smarrita. E questa è mancanza di realismo, perché in realtà se fossero veramente solidali, magari non direbbero niente, sorriderebbero anche loro con comprensione, sarebbero il silenzio una delle forme più intense in cui si esprime l'amicizia, non cercherebbero magari parole vane. E questo ci fa capire perciò che il realismo, come noi lo intendiamo comunemente, è una sorta di caricatura delle nostre reazioni, è una parodia. Beers è radicalmente realistico e perciò dice con estrema precisione che a quel tempo l'atto gli aveva fatto una profonda impressione. Oggi non gliela faceva più, però lui non lo dice. Lui lo lascia sfumato con quella reticenza appunto sapiente che è lo spazio ambiguo, misterioso, enigmatico che si riserva il narratore. Bene, a questo punto farei un primo stacco con un pezzo di Mix Beiderbecke, che è un musicista geniale, morto giovane, ma che negli anni 20 ha introdotto invenzione e innovazione nel linguaggio del jazz di New Orleans e di Chicago. Thank you.
proposito di questo realismo radicale di Bias, ecco, un altro esempio che in Dickens. Dickens è uno dei narratori più straordinari del nostro Ottocento. Pensare che Dickens era stato, fino ai primi decenni del Novecento, leggevo in una bibliografia della critica su Dickens, che in Inghilterra veniva osservato così da gran parte della critica con sospetto, come fosse un narratore popolare, come fosse... E invece è anche un narratore che certamente aveva un ascolto straordinariamente popolare, però era anche uno stilista di inarrivabile bravura e genialità. Tolstoj lo considerava un maestro incomparabile. Devo pensare che la critica fino gli ha negato la cittadinanza fino ai primi decenni, fino agli anni 30, ecco, considerarlo grande. Però lui è vivo, gli altri sono morti, ma lui invece continua a vivere in certe opere veramente indimenticabili. Ecco, nel Davide Copperfield, non è che si parla di un bambino a cui era morto il padre, e dice che questo bambino, di fronte alla classe, era particolarmente sensibile all'attenzione che i compagni mostravano per il suo lutto. Cioè, dice, descrivendo le reazioni di questo bambino, sottolinea la sua sensibilità all'attenzione di cui era fatto oggetto. Non ci dice che era addolorato per la morte del padre, questo è presumibile. Però dice che la cosa di cui parla Dickens era l'immenso orgoglio che provava il bambino nell'essere al centro dell'attenzione generale. Anche qui c'è un tipo di realismo, la Beers. Che il bambino fosse addolorato, va bene, si sa, questa è una constatazione ovvia. È più importante invece dire che il bambino provava questo immenso orgoglio. Prima di tutto perché è vero, ma poi perché è una verità generalmente elusa. Noi penseremmo realisticamente che il bambino è addolorato. No, il bambino prova soprattutto orgoglio. E questa è una reazione importante, non di quelle reazioni psicologiche di cui abbonda lo psicologismo di molti romanzi, in cui si descrivono continuamente processi psicologici noiosi, privi di suggestione, privi di immagini in cui il lettore si possa riconoscere, privi di percorsi che gliene aprono altri. Quella noia, quella tetragine, ecco, dei narratori di sogni, di quelli che dicono ti racconto il mio sogno, e i sogni si complicano e noi non proviamo nessun interesse per quello che capita nei loro sogni. Invece per quello che capita nei sogni, non so, dei personaggi Dostoevsky, abbiamo un enorme interesse, ma perché sono sogni che Dostoevsky ha probabilmente inventato, ha costruito, in modo che fossero sogni carichi di significato. Allora anche in questa reazione del bambino del Copperfield c'è un significato profondo, il bambino che prova un immenso orgoglio per essere al centro dell'attenzione, quando muore suo padre, di fronte ai compagni di classe. Che cosa ci fa capire? Una reazione importante. Ci fa capire che la vanità è più importante del dolore. Ci fa capire che la vanità è vanità, è in fondo la vanità nel senso di compiacimento, nel senso del piacere narcisistico, e poi anche la vanità del dolore, la vanità del tempo. Quindi questa è una reazione che ci illumina sull'uomo, mentre tutte le altre reazioni che noi troviamo nella narrativa mediocre sono narrazioni che ci dicono qualcosa su quello che passa per la testa di una piccola mente. Non ci interessa, non che ci interessano le grandi menti, ci interessano delle reazioni che ci illuminano sull'uomo. E questa è la differenza tra la psicologia, lo spazio accordato alla psicologia nella grande narrativa, e lo spazio accordato alla psicologia nella narrativa debole. Nella grande narrativa, come la grande poesia, la psicologia diventa un orizzonte che dilata lo spazio interiore, un'acquisizione importante
un'illuminazione interiore. Nella narrativa debole, invece, la psicologia non è altro che una sequenza di reazioni psicologiche, di cui al massimo che si possa dire è che sono attendibili, che sono verosimili. Beh, ma questo non è che ci illumini molto. Se io dico che lunedì segue alla domenica e martedì viene dopo lunedì, dico delle cose che sono difficilmente contestabili, ma non penso di arricchire l'informazione chi mi ascolta. Lo stesso è l'indugiare su processi psicologici fini a se stessi, non carichi di valenze simboliche, di implicazioni allusive, di significati che ci arricchiscono. E questo è il contributo che i grandi realisti ci danno alla conoscenza dell'uomo, al di là di quello che noi realisticamente pensiamo dell'uomo. Ritorniamo sugli aggettivi. C'è un criterio per orientarsi nella scelta degli aggettivi. Un suggerimento che potrei dare quando si è indecisi sull'impiego di un aggettivo o no è quello di pensare, se si tratta di un aggettivo in un'accezione metaforica, traslata, di pensare al suo significato letterale. Voglio dire, bisogna tradurre le metafore, può essere utile, diciamo, quando si è indecisi, tradurre le metafore nell'accezione letterale. Se dico grigio, per esempio, era un uomo grigio, esempio che abbiamo fatto, il grigio del colore può trasferirsi sul grigiore di una personalità, sul grigiore di una giornata. Io personalmente avrei delle resistenze a usare grigio, era un uomo grigio, perché in questa mia abitudine a trasformare l'accezione da metaforica in letterale, insomma, sono un po' troppo suggestionato dalla presenza del colore. Però di questo non faccio ovviamente un criterio assoluto, è un criterio che vale per me. Quello che è importante acquisire è, come ho già detto in altre occasioni, è la sensibilità alla scelta, avere la responsabilità della scelta, avere la consapevolezza che scrivere vuol dire sempre scegliere tra una parola e l'altra. E quindi anche nell'uso delle metafore verificare se, traducendole nel loro significato letterale, noi le possiamo accettare o no, se funzionano ancora. Faccio degli esempi, non so, di altri casi in cui ricorre la metafora al di là degli aggettivi, dell'uso degli aggettivi. Non so, mi ricordo una volta un libraio in prossimità del Natale gli ha detto: come vanno i libri? Dice: ma quest'anno la mistica sfonda. Beh, è una frase che mi ha lasciato un po' perplesso, perché capisco che un libraio sia, da notare che era molto simpatico, non do assolutamente giudizi sulla base dell'uso, perlomeno non do giudizi prematuri, ecco. Certamente la frase ha qualcosa di comico. Quest'anno la mistica sfonda, cioè la produzione di libri che hanno per tema la mistica sfonda, ecco, sfonda evidentemente la rottura di un fronte, un linguaggio militare, un linguaggio commerciale, la mistica sfonda, ecco, è un'espressione comica. Io lo traduco, probabilmente, anzi sicuramente, chi aveva detto questa frase non percepiva il significato del verbo sfondare nella sua letteralità, quindi per lui dire la mistica sfonda e i libri che trattano di mistica suscitano interesse, va bene. Lui lo traduce in un'espressione metaforica, la mistica sfonda, io lo traduco nella letteralità, la mistica sfonda il fronte, rompe, e per me non funziona, e penso di avere ragione, anche perché penso che la sensibilità linguistica espressiva di ogni ascoltatore, di ogni lettore, di fronte a una frase come la mistica, questo Natale la mistica sfonda, ecco, reagisce in modo analogo. Direi di introdurre questo criterio molte volte quando si adoperano espressioni metaforiche. Non so, ci sono i giornalisti che si inseriscono in un corteo per tastare, magari in un corteo di scioperanti nei tumulti di una rivolta per tastare il polso della situazione. Anche questo lo trovo un po' comico, perché io penso subito a un medico che tasta il polso della situazione nei tumulti di una piazza, mi fa un po' ridere. Non so, anche l'autore che il fiore è l'occhiello dell'editore, sono frasi che sento ripetute anche da studiosi del linguaggio, ma quando mai?
Ma i fiori all'occhiello non si portano più da un secolo. Ma come può essere il fiore all'occhiello di un autore, di un editore, un autore? Cioè, la trovo un'espressione antiquata, invecchiata, poco aderente alla realtà. Perché dico di un secolo? Perché è un'espressione che è troppo lontana dalla nostra realtà e quindi noi usandola inevitabilmente ci rifugiamo in un luogo comune. È come dire, non so, su questo argomento si versano fiumi d'inchiostro, ma l'inchiostro non si usa più da decenni. Fiumi d'inchiostro, ecco, un'espressione così opaca che poteva avere un senso, non so, 50 anni fa, quando l'inchiostro era... Ma oggi non viene più usato l'inchiostro, neanche in tipografia. Allora, si versano fiumi di inchiostro. Cosa c'è che non funziona? La metafora la trovo, in questo caso, non felice, un po' comica. Se riflettiamo poi sulla letteralità che sta dietro questo impiego metaforico, constatiamo che non è vero, non si versano più fiumi d'inchiostro. E poi non si versavano neanche una volta, versano fiumi d'inchiostro. È un'iperbole, come dire, eccessiva, ridondante, euforica. E il problema è che dietro queste metafore così azzardate non c'è un rapporto vero con l'esperienza. Non so, anche dire... Non pensi di spezzare una lancia a favore del tuo amico, ma chi mai spezza le lance? Ecco, una volta, ma quindi spezzare la lancia, sì, va bene, è una metafora che quando c'erano i duelli medievali col cavallo, le lance, eccetera, aveva un senso. Oggi spezzare una lancia in favore di un amico è usare un linguaggio non solamente antiquato. Il problema non è di usare un linguaggio antiquato o no, noi possiamo dire è un linguaggio antiquato, ma la sostanza vera del problema è che è un linguaggio fuorviante, è un linguaggio che non risponde alla verità dell'esperienza. Uno non spezza una lancia, uno fa un'altra cosa, ma non spezza la lancia. Allora, per tornare agli aggettivi, io direi che un criterio orientativo, quando si è in dubbio, è quello di pensare al significato letterale che c'è dietro l'accezione metaforica dell'aggettivo. Faccio un esempio, l'aggettivo graffiante, per esempio. Graffiante è un aggettivo che ricorre nella critica letteraria, ogni tanto ha uno stile graffiante. Beh, io ho qualche perplessità a usare un aggettivo simile, perché graffiante, secondo me... A me richiama l'idea di un'aggressività felina che si fonde con l'idea di graffiti. L'avevo anche scritto in una satira sull'impiego degli aggettivi nella critica letteraria. E dicevo che fonde appunto questa intenzione così aggressiva con le scritte sui muri, come una zampa di gatto su un muro che si scrosta. E a me richiamava anche connotazioni femminili, graffi sulla schiena del partner, gli amplessi letterari cinematografici di qualche decennio fa. Ecco, e oggi dicevo anche che si usano meno, parlando dei graffi. Ecco, con questo non voglio inibire o censurare l'uso di graffiante in un contesto critico, anche si può continuare a dire graffiante. Il problema è di sapere che graffiante evoca una serie di immagini, di associazioni. Non possiamo pensare che graffiante sia solamente uno stile che punge, ma anche dire che punge è pur sempre ha un significato letterale. È uno stile sottile, è uno stile efficace. Beh, sono tutte... Ecco, efficace sembra una parola priva di connotazioni metaforiche. In realtà anche efficace vuol dire che fa, che produce. Il problema è sempre quello di pensare, quando si adopera le parole, anche a quello che le parole significano, nella loro letteralità. Io mi ricordo quando avevo scritto questo articolo un po' satirico sul, direi anche senza un po', satirico sugli aggettivi nella critica letteraria, mi avevano telefonato amici, scrittori, critici, dice, ma insomma, che aggettivi si possono usare? Dice, ma io non voglio censurare gli aggettivi, io mi sono un po' divertito a vedere quello che c'è dietro
le metafore che vengono usate nell'ambito del linguaggio critico. Ecco, io stesso sono in imbarazzo quando devo usare un aggettivo, devo scegliere un aggettivo o no. Alcune volte ci rifletto, ci torno su, non sono convinto. Per esempio graffiante è un aggettivo che appartiene alla famiglia degli aggettivi da taglio. Ecco, gli altri due sono tagliente e incisivo. Il taglio incisivo e penetrante di questo racconto, secondo me, suggeriscono una convergenza feconda tra l'idea dell'omicidio e quella del sesso. Incisivo e penetrante, per esempio, sono aggettivi che io adopero molto spesso, non ne trago delle conclusioni definitive sulla mia struttura psichica. Secondo me, comunque, hanno una loro legittimità, perché incisivo e penetrante si riferiscono alla funzione scrittoria. Scrivere per i latini significava adoperare la tavoletta cerata e lo stilo, che era una sorta di penna che incideva su questa cera le parole. Allora, dire che lo stile è incisivo, a me personalmente, sembra un'espressione che abbia un senso. Penetrante allo stesso modo. Però non devo, anzi, non direi però, non devo mai ignorare che dietro aggettivi come graffiante, incisivo, tagliente, penetrante, vengono evocate operazioni di taglio, di penetrazione, di incisione, che permangono anche nell'uso metaforico e traslato dell'aggettivo. L'importante è saperlo. Uno degli aggettivi usati oggi a preferenza di grande e grosso. Grosso è molto familiare. Grande se precede lo scrittore, è usato quasi come una sigla. Grande scrittore. Scrittore grande mette un po' in soggezione, perché grande, posposto, riacquista la sua forza e anche la sua, come dire, intensità, e allora ci si difende con grosso. Grosso avvicina lo scrittore alle taglie forti di nostra conoscenza, è un grosso scrittore. Poi ci sono gli aggettivi della buona salute, ci sono gli aggettivi tipo robusto, forte, vigoroso. Ecco, sono aggettivi, tra l'altro non intendo censurarli, sia ben chiaro, sono aggettivi che adopro anch'io. Ma bisogna tenere presente che sono aggettivi che rimandano una salute fiorente. Ecco, il opulento, per esempio, lo si usa spesso per, non so, per qualificare il linguaggio di Daniello Bartoli, di un grande scrittore barocco, oppure di Gadda. Poi ci sono gli aggettivi della cattiva salute, cioè debole, smorto, stentato, pallido, incolore. Ecco, questi direi sono aggettivi che ricorrono. I giovani che scrivono, per esempio, nel pieno dell'età, uno degli aggettivi che si sentono attribuire più spesso è che il testo è un po' esile. Ecco, oppure l'altro aggettivo catastrofico è gracile. Il testo è un po' gracile. È un tipo di obiezione che, o di riserva, ecco, pur non essendo totalmente negativa, su cui l'esordiente o in generale chi ha scritto qualcosa, perché sono diciamo frustrazioni che si possono subire in qualsiasi momento del percorso, ecco, sono frustrazioni, diciamo, sono a riserve pesanti, ecco. Invece, se si dice asciutto e sottile, sono sempre aggettivi usati in senso positivo. Probabilmente rimandano alla salute proverbiale dei magri che praticano lo sport. Ecco, anche scarno va bene, anche prosciugato va bene, uno stile prosciugato. Oggi è di moda abbastanza l'aggettivo trasparente. Trasparente rimanda probabilmente all'idea che il fondo di noi stessi sia buono, e che c'è uno stile trasparente, quello che lascia trasparire quello che noi siamo, come gli adolescenti che sognano una donna che li capisca, come se avessero da guadagnarci. Bene, a questo punto farei un altro stacco con un altro pezzo così malinconico, dolce, di Bix Beiderbecke. Thank you.
Buonasera. Sì? Mi chiamo Rosina Rossi, abito a Lecco. Sì. E prima di tutto volevo chiederle per quanti giorni dura ancora la sua trasmissione. Una, fino alla fine della settimana ventura. Bene, sono contenta. E poi volevo chiederle questo. Stasera avete parlato di aggettivi e di modi di dire non proprio da usare, ecco. Però io penso che tutti questi aggettivi e tutti questi modi di dire, molti altri ancora, possono essere in certi libri, anche bellissimi libri, se sono messi in bocca dei personaggi che parlano in questo modo, che sono da questi aggettivi, da questi modi di dire caratterizzati in certo. Qualche maniera. Non so, in Dickens anche ci sono dei personaggi che parlano proprio in quel modo che li caratterizza moltissimo. E questa è un'operazione che sono capaci di fare bene soltanto dei grandi scrittori. E volevo chiederle anche se potrebbe citarmi qualche altro scrittore che l'ha fatto molto bene in modo particolare e lei cosa ne pensa lei di questo tipo di tecnica. Guardi, se per esempio mi facevo l'esempio di Dickens, Dickens usa il cockney, il dialetto di certi strati della popolazione londinese, usa diversi registri dialettali, lo fa in modo magistrale. Certo. Io non ho una competenza inglese tale da consentirmi di valutare queste differenze, ma secondo gli studiosi, gli esperti insomma dell'inglese, ecco, questo uso di registri dialettali all'interno di una lingua normale è fatto con grande sapienza, ironica, con grande. Allora, il problema usare inflessioni, registri dialettali, linguaggi settoriali all'interno di un romanzo, come dire, non semplifica le cose, cioè è sempre difficile scrivere in un certo senso, cioè è sempre o facile se si è in condizione di stato di grazia, ma non è frequente, in ogni caso anche quello presuppone lavoro preliminare. Allora, l'uso di questi registri non può essere efficace, ma non possiamo contare sulla trasposizione. Allora io inserisco questo, allora ho l'immissione di un come dire, di una linfa plebea che dà corposità e vigore al testo. No, non posso fare questo segnamento, devo sempre fare un'operazione di montaggio di, ecco, in Italia, non so, per esempio il linguaggio di Verga è un linguaggio non so, nei Malavoglia, presuppone un punto di vista corale, lui scrive non solamente racconta l'azione, come la potrebbe cogliere più che un narratore esterno, una voce che si identifica con un coro, l'azione dei Malavoglia è vissuta su uno sfondo corale, il linguaggio del narratore ha connotazioni corali, è il linguaggio in cui pensano e parlano per analogia i personaggi, non è che sia un linguaggio dialettale, perché altrimenti scriverebbe in dialetto, no, è un linguaggio che ha forti connotazioni dialettali, che per via analogica ci suggerisce il modo di pensare e di parlare dei personaggi e che ha questa così struttura corale, cioè non è un punto di vista del narratore, non è un punto di vista del personaggio, è il punto di vista della gente che vive la Citrezza e che idealmente commenta e racconta l'azione, ecco. Quindi il problema non è quello del grande narratore a cui è consentito, oppure il problema è di trasformare questi innesti e queste sovrapposizioni di registri in un tessuto omogeneo intenso, e quello richiede, tutt'altro che facile. Ecco, è molto difficile, non a tutti riesce, perché certi autori non so, cercano di caratterizzare dei personaggi in qualche maniera, ma risulta sovente una povera cosa, ma infatti, perché deve durare dall'inizio alla fine del libro e certe parole, certe cose vanno dette perché se ne sono dette altre, insomma, è tutta una concatenazione, è tutto, ma infatti, quando si fa una torta che ci devono essere dentro quelle cose. Ma infatti, io le dico per esempio, non so, in tanti romanzi così di ispirazione apparentemente o verista oppure espressionistica, si sente, non so, che l'uso del che e del ci, che io ci avevo detto, che lui mi aveva detto, che io, così non parlano, non pensano, non sentono nessuno. In Italia nessuno pensa che io ci aveva detto, che lui ci aveva detto, che io gli avevo detto, è a modo di pensare che non è. E di parlare e di esprimersi, che nessuno pratica, lo praticano solo alcuni letterati credendo di dare voce a personaggi plebei o personaggi, e in realtà danno voce solamente alla loro stazione linguistica. La ringrazio molto. Grazie. E le faccio tanti auguri per la sua vita e per il suo lavoro. Grazie. Buonasera. Buonasera. Ecco, a questo punto non posso più soffermarmi, perché
Eviterò rigorosamente l'espressione il tempo è tiranno e altro, perché anche questo è un luogo comune di cui non posso che avvertire la comicità, perché tiranno lo vedo immediatamente come la, e invece il tempo poi ce lo amministriamo noi, anche se abbiamo sempre l'impressione di esserne vittime. Bene, e vi do appuntamento a domani e chiudo con questo ultimo Beiderbecke. Dentro la sera. Conversazioni sullo scrivere di Giuseppe Pontigia. Riedizione a cura di Nicola Pedone. Ringraziamo per la gentile collaborazione Lucia e Andrea Pontigia.